L'assessore Silvia Tozzi, assessore alla cultura del Comune di Subiano, per questa serata dedicata proprio a questo borgo di sera, di notte, emozionante, insieme naturalmente alla riscoperta del prodotto di qualità anche del nostro territorio, il vino. Sì, sicuramente per questa festa abbiamo cercato di riprodurre un salotto, di cercare di far diventare Subiano un salotto, unendo cultura, agricoltura. E perché sono veramente le due attività che in questo momento hanno bisogno di una spinta. Quindi noi ci abbiamo provato con questa serata, ci siamo impegnati tantissimo, vediamo i risultati, siamo contenti. Abbiamo inserito appunto vino, una degustazione, un piccolo assaggio insieme, più abbiamo inserito nella Torre Longobarda una mostra con tre artisti e più vorrei ringraziare il nostro Bondi Benito che ci ha concesso dei quadri all'ingresso della torre. Quindi secondo me sta venendo e sarà sicuramente una bellissima serata e un gran successo. Una serata importante per valorizzare il paese di Subiano e credo che per l'amministrazione comunale sia importante portare gente, poi la gente ritornerà, frequenterà i nostri luoghi, i nostri esercizi commerciali, i nostri ristoranti, quindi tutto è in funzione anche a questo. Ma sai, un sindaco e tutta l'amministrazione deve pensare anche al suo territorio, anzi soprattutto al suo territorio e valorizzare il centro storico che da fuori non sembra, però dentro è molto bello. Io vi invito tutti a venire a vederlo e queste occasioni qui che portano gente non solo del paese ma di fuori, anche dalla provincia d'Arezzo e vengono qui a vedere questo luogo, aiutano, come tu hai detto giustamente, l'attività commerciale a far vedere il territorio in modo che possano ritornare, ritorneranno a vedere queste bellezze del luogo. Vi invito a vedere la Torre Longobarda, va bene, ho detto bene, la Torre Longobarda, perché è una chicca del nostro paese. È un angolino dietro dal Mulino, Piazza Castello, Piazza Sottolemuro, è veramente una chicca. Vi invito a vederlo e a bere del buon vino del territorio qui locale, della zona d'Arezzo ovviamente, e del buon cibo, anche se piccolino, ma buon cibo. Cosa consigliamo a questo signore? A questo signore stiamo servendo lo Scannagallo, un vino dell'azienda di Santa Vittoria, di Fogliano della Chiana, è un blend di Sangiovese 60% e 40 Cabernet Sauvignon, affinato in legno. E se invece qualcuno volesse il vino bianco, che cosa gli servi? Sempre la stessa azienda, abbiamo un Grechetto 100%. Grechetto? Sì, cioè? Grechetto, un vitigno riscoperto proprio dall'azienda di recente con le loro sperimentazioni grazie a un aiuto dell'università. Cosa abbiamo qui insieme alla Misericordia di Subiano? Abbiamo dei crostini con pomodoro, cipolla e olio, sale e pepe. Bene, mi sembra che naturalmente parlando anche di salute andiamo bene, perché sì, comunque sì, sono tutte cose molto naturali e salutari, sì, vero? Sì, è vero. Nel vecchio borgo di Subiano l'occasione è anche naturalmente di riscoprire come spesse volte si lavora per recuperare anche gli antichi locali. Qui una volta pensate che c'era il barbiere proprio in questo locale. Oggi è stato recuperato da Davide Faltoni, che è un appassionato anche della nostra storia, e come vedete proprio Davide Faltoni ha fatto un ottimo recupero. Da una parte vedete questo signore che quando facciamo tantissime manifestazioni sia a Arezzo, in provincia e qui a Subiano, beh, l'audio, le luci, l'organizzazione del palco ci pensa sempre Bruno Service. Che ne pensi stasera che fai festa di questa nostra organizzazione subianese? Bellissima, siamo venuti anche l'anno scorso, siamo tornati, è troppo bello. Allora, qui abbiamo il circolino di Castelnuovo e in questo caso andiamo su che cosa? Oh, è un misto di verdure, salame, mortadella e un po' di schiacciata. È per iniziare ad aprire l'apparato per ricevere tutto il giro e anche per bere un goccino di vino buono. A questo signore offriamo due cose eccezionali. Ci abbiamo due tenute del Conte Baldovinetti e la fattoria di San Fabiano. Abbiamo un Chianti Riserva e il Pio Caia. Oppure abbiamo della Vitereta,
che è ormai conosciutissima. Abbiamo un rosatello che è molto interessante, anche se a 14 gradi e mezzo è abbastanza impegnativo come alcol, però con i salumi potrebbe andare benissimo. E poi abbiamo il classico Donna Aurora, che è uno Chardonnay. Allora, sentiamo questo signore che cosa sceglie dopo questa spiegazione. Delle due che ho sentito, sia Baldovinetti che Vitereta, scelgo Vitereta. Ormai è un classico ed è un cavallo di battaglia. Perché dovremmo apprezzare proprio Vitereta con questo classico, secondo lei? Perché fra i tanti Chardonnay che abbiamo nella nostra provincia, questo è sicuramente uno dei meglio. Allora, serviamo questo buon vino a questo signore, naturalmente grazie alla presenza anche dei sommelier dell'AIS, comprese anche le signore. E poi naturalmente serviamo, in questo caso cosa sceglie? Il rosé, ecco qua, abbiamo il rosé, abbiamo detto che è una novità quindi per il nostro territorio, però quest'anno tanti rosé ho visto in tante manifestazioni. Sta tornando, diciamo così, in voga, anche perché una volta veniva chiamato il mezzo vino ed era sbagliato, perché poi tutto sommato le aziende ci stanno puntando molto e piace anche alle signore. La Torre Longobarda per Borghi di Vino sotto questo cielo stellato, i sommelier dell'associazione AIS sempre presenti. Momento finale, quale sarà il momento finale? Beh, dolce naturalmente con il vinsanto, no? E in questo caso cosa possiamo servire? Possiamo servire dei vinsanti, tutti delle aziende del territorio, si spazia da Buccia Nera, che è un'azienda posta a Campriano, si passa verso la Treggiaia, che è sempre un'azienda della Sette Ponti, poi andiamo verso il vinsanto del Chianti, che siamo già su Terranuova, Bracciolini come zona, e poi si passa la zona della Val di Chiana con Santa Cristina e il suo vinsanto, e poi un vino passito che è della tenuta La Pineta, che si trova nella zona di Castiglion Fibocchi, per cui un po' tutte le vallate aretine sono rappresentate in questo piccolo spazio. Bene, pensate quindi naturalmente su Biano Crocevia, diciamo così, è giusto? Esatto, punto di passaggio da Unione, poi con il abbinamento dolce di Santa Mama con il vinsanti dolci. Esatto. Senti, però il vinsanto è anche un po' un vino che ti fa riflettere, meditare, esatto, meditare, no? Meditare. Il gioiello di famiglia, no? È vero che veniva offerta agli ospiti importanti, speciali, per cui si teneva sempre una bottiglia di vinsanto in casa da poter servire per le occasioni speciali. E le occasioni speciali c'erano sempre e veniva servito in dei bicchierini, in quel caso lì proprio di cristallo, piccolissimi. Ma vediamo un po' il colore, quindi lo chiedo naturalmente alla nostra telecamera di potercelo far vedere, perché veramente il colore del vinsanto è qualcosa di eccellente, a parte l'occhio di pernice che è molto più scuro, ma più o meno questo colore. Questo è molto ambrato. Le tre contrade di Santa Mamma presenta naturalmente la parte finale, il dolce, quello che ti rimane sempre nel ricordo, il dolce momento finale, ma sì, il dolce anche momento finale di una estate molto bella per Santa Mamma. Sì, sinceramente è stata un'estate meravigliosa, di grande soddisfazione, abbiamo avuto tante manifestazioni. Senti, ce n'è una particolare, sì. Il Borgo dell'Anima è rimasto veramente nell'anima, se da una parte qui abbiamo comunque l'emozione di un territorio particolare, quindi della Torre Longobarda, a Santa Mamma abbiamo avuto l'emozione di poter vedere tutte queste poesie, note poetiche, appese nei tanti luoghi del borgo, no? Sì, dalle finestre degli abitanti di Santa Mamma c'erano le poesie della letteratura mondiale appese, ed era molto suggestivo perché era una sorta di un moderno postare, un po' arcaico, un po' contemporaneo, un po' come l'aspirazione di Santa Mamma, di questo piccolo borgo del 400 che noi ci teniamo tanto, noi ci abitiamo a questo borghetto e cerchiamo di renderlo, come dire, di farlo apprezzare, perché poi la cosa bella di questa è che noi abbiamo fatto un concorso di poesie e parecchie poesie erano dedicate a Santa Mamma, quindi vuol dire che avevamo individuato in Santa Mamma veramente un borgo dell'anima, cioè un borgo che ti invita alla riflessione. Il rodino gira il bicchierino che contiene un buon vinello, il vinsanto, è vero.
del grande Massarte, mitico. Parentele naturalmente, no? Poi un po' sì. Mi ha copiato, eh? È vero, è vero, perché diciamo così, prima ancora che lui facesse il Vinsanto, il babbo lo faceva, sì, giusto? Sì, sì, sì. Senti un po', ma il Vinsanto è apprezzato dai turisti, visto che naturalmente nel tuo agriturismo che arrivano molte persone? Sì, è apprezzatissimo perché è un prodotto di nicchia. È pagato? No, lo pago. Allora devi pagare subito perché la cosa è importante, naturalmente. Ma pagato, pagato. Scusi avvocato, lei si permette di distribuire soldi falsi? Purtroppo io faccio un po' di questi piccoli intrallazzi con il vino. Magistrati, ascoltate, che tipo di avvocato abbiamo a Firenze, quindi. Posso parlare dei quadri? E diciamolo che il vino raccoglie successo, lo diciamo con la prologo di Subbiano. Il vino raccoglie successo, sempre è una serata ormai che è diventata fissa qui a Subbiano, e specialmente con un tempo del genere che piace fare due passi fuori, è una bella serata. In questa festa sono felice e contento che abbiamo riuscito a raccogliere, a ricreare un'unica entità tutte le associazioni del territorio, sia del paese centrale sia le associazioni esterne, perché vengono da Santa Mamma, da Chiaveretto, da Falciano, da Castelnuovo. Tutte le associazioni vengono qui, sono tutte raggruppate e grazie al loro volontariato che si sono messe a lavorare e permettono questo organizzatore, perché ripeto, non è che si lancia l'idea e qui è fatto, c'è tanto lavoro dietro, tantissimo lavoro. Ovviamente un ringraziamento particolare alla Proloco che è qui di Subbiano, perché grazie a loro che si può permettere, che hanno centralizzato un po' tutto questa organizzazione. E tutte le altre associazioni, a partire da 102, Carabinieri, tutti quanti, perché grazie a loro che si può organizzare e fare un evento con tantissime persone in questa maniera. Gli occhi veramente mi brillano, perché vedere il paese, il mio centro storico, bello e riempito di gente in questa maniera, è sicuramente, anche se l'1% ritornerà, sono tante persone per il paese. Ovviamente un ringraziamento anche agli assessori e agli uffici del comune, gli operai, i vigili, tutti quanti che hanno permesso questa manifestazione di riuscire in questa maniera. Un grazie a tutti veramente. Il proprietario di quel localino che avete visto è lui che l'ha recuperato, è lui Davide Faltoni che vi dicevo. Beh, naturalmente con un figurino così non poteva essere altrettanto questo locale, ma è vero che è veramente storico quel locale? Certo, il Palazzo Lapini, e quello era l'ufficio del fattore, quindi era un palazzo, tipico palazzo signorile, che svolgeva sia la funzione di abitazione del padrone che era strumentale all'azienda agricola. Infatti lì accanto c'era la cantina e dove veniva vinificato, il granaio e la ziraia dove veniva tenuto l'olio, e lì c'era il fattore che amministrava poi, oltre che le vendite, i poderi e tutto il resto. Scusi, ma lei chi ha visto attraverso questa fotografia? Signor Mazzoni, su Facebook e tutte le sue foto, Circolo Fotografico Le Torri. Colgo l'occasione per pubblicizzare il nostro circolo fotografico. Abbiamo fatto tramite la Proloco di Subbiano questo circolo fotografico, stanno aderendo un sacco di persone, nessun professionista, e quest'anno abbiamo, oltre alla mostra che sarà sicuramente di interesse, perché proporremo nel nostro archivio più di 1000 foto, nella mostra un po' meno, ma sicuramente le miglior foto del nostro territorio. E quindi invito tutti a vedere la mostra e poi concorso fotografico che quest'anno riguarda tutta la festa di fine estate, non solo l'ultimo giorno, anche se l'ultimo giorno la farà da padrona. Quindi tutti a fare il concorso fotografico aperto a tutti l'ultimo giorno della festa di fine estate. E quando tornate a casa, Facebook, chissà, un buon bicchiere di vino dal centro storico di Subbiano. Federico Mazzoni.